Allora, il tempo che ci resta è pochissimo, ma dobbiamo dedicare anche un attimo di tempo a questo, il discorso profughi. Anche voi l'avete affrontato come sindaci dell'ANCI, come dirigenti dell'ANCI. Qual è la situazione? Non è più un'emergenza, è una routine, sarà, è un dato di fatto, però è un dato di fatto qua continuano ad arrivare e sembra quasi che facciano un dispetto, perché per quello che è successo anche recentemente a Villorba, sembra quasi deliberato, ti do una svagonata di profughi, non ti avviso né niente, lo faccio apposta a portarli qui perché quasi dal di fuori sembra questo, anche i sindaci si ritrovano ad affrontare queste situazioni, il sindaco di Villorba, se non sbaglio era Villorba, o comunque di un altro comune trevigiano, non ne sapeva assolutamente nulla, si è trovato staccato. Caricata qua, poi li ha portati a Treviso davanti alla prefettura, ma giustamente cioè, come reazione fa trasalire, poi c'è anche una responsabilità, no? Penso in capo ai sindaci di gestirli. Secondo me, di base, è mancata la Regione Veneto perché non è stato costituito l'hub regionale che è previsto in tutte le regioni per lo smistamento, dei profughi. È giustamente un fenomeno, non è più un'emergenza e la previsione Oddio, anche a rispetto. Milano si stanno trovando con anche la regione Certo, Lombardia, sono beh, ma in ogni in caso India, in l'hub. tutto. L'hub regionale ci vuole perché c'è un pezzo della catena che manca e quindi lo Stato tramite i prefetti comunica con un SMS ai sindaci quando lo fa e non lo fa contestualmente ma a volte anche dopo che stanno arrivando dei profughi. Questi profughi sono ospitati nei comuni anche veneti. Da associazioni, la Caritas, i Salesiani o da strutture cooperative oppure da privati che partecipano alle gare fatte dai prefetti. Privati che per esempio hanno un agriturismo oppure un albergo a 2 stelle, hanno delle strutture che per la crisi magari non hanno grandi introiti e preferiscono utilizzare le strutture. Partecipando a questi bandi. I sindaci e quindi le comunità locali sono spettatori di questo arrivo dei profughi, non sono attori Che non protagonisti. Ecco, dovrebbe essere così. qui infatti c'è un problema di comunicazione. È pur vero che in mare si fanno salvataggi con l'SOS e quindi che sia il mercantile privato, che sia la nave inglese o la capitaneria di porto a salvare queste persone in mare e a portarle sulla terraferma, i preavvisi sono di poche ore, non è che hanno prenotato un biglietto aereo o un viaggio organizzato, sono gommoni che vanno in Al avaria in tempo che mezzo al comunque il mare. pullman parte, che anche viene decisa la destinazione, visto che sappiamo che anche a Roma non sono così veloci, così rapidi, avvisare il sindaco, guarda che ti sta arrivando una svagattata, una scarrettata di profughi, te lo trovi tra capo e collo, vanno in pullman, il pullman non è un Sì, siluro, cioè a diciamo tempo ti che arrivano a non saperlo. sono utilizzate strutture pubbliche in questo momento, ma strutture di privati messe a disposizione che sono inserite ovviamente in territori Però comunali. destabilizzano, i sindaci dicono che destabilizzano la situazione comunale, i cittadini sono Certo, molto molto durante l'assemblea suscettibili. regionale che ha avuto come argomento anche la questione profughi, c'è stata una discussione tra i sindaci, era presente il presidente ANCI nazionale Piero Fassino e la discussione è stata molto pacata. La consapevolezza è di un fenomeno ormai in rapida crescita perché per quest'anno si prevedono sbarchi per 200.000 profughi, l'anno scorso sono stati 170.000 e l'anno prima 43.000. Quindi Cioè, l'Italia intende diventare l'Africa, succursale dell'Africa, per questo i cittadini si aspettano. Cioè, L'escalation è inutile raccontare una favola. Questa ondata migratoria ci sarà fin quando ci sarà la carestia, ci sarà il fenomeno delle guerre, molti scappano dal terrorismo islamico e se si chiude una via se ne apre un'altra, come abbiamo visto con la chiusura del confine. Ungherese, ora sembra che una nuova linea si apra tra il Friuli e la Slovenia. Friuli Sempre qui da noi, naturalmente, sempre in Italia. e Slovenia, beh, in Italia, anche se la maggior parte dei profughi attualmente si trova in Germania, perché le vie non sono solo quelle di terra e di acqua, ma sono anche vie molto arzigogolate perché chi scappa si inventa
un percorso che è tragico, che è un percorso che porta anche qui in Italia e in altri paesi minori non accompagnati, per esempio, che alimenta una tratta certamente di esseri umani, ma è certamente un fenomeno che non si risolverà nel breve o nel medio termine. Ha bisogno di azioni a lungo, medio e breve termine. Certo che al breve termine di sicuro è necessario un rapporto diverso con i sindaci, che poi devono comunque organizzare, cioè, e includere, gestirsi la palla, insomma. Esatto, certamente. Allora, qual è lei come vede la situazione? Comunque i cittadini dicono è un anno che si sapeva, è da settembre, sono andato da settembre, è vero, si sapeva che arrivavano queste ondate, ormai si sa, non si sta facendo nulla, come sempre in Italia, siamo là ad aspettare l'invasione titanica e il disastro, poi quando ci saranno i fenomeni sociali, di rivolta sociale già ci sono, sarà una grana ulteriore sempre per i comuni, per i sindaci, per le forze pubbliche, perché dopo si dirà chi se ne sta lassù arroccato li vedrà in basso ma esatto, distanti da lui, perché è quello il discorso, no? Questo è un tema che potrebbe durare 2 o 3 ore, no, quindi è difficile, appunto. Diamo delle risposte, diciamo, flash che i profeti si trovano obbligati a gestire la cosa e a scaricarli dove riescono, dove hanno dei punti di sfogo. I sindaci, la maggior parte dei sindaci non li vogliono, ma non perché non vogliono le persone, perché le persone sono persone che hanno in una situazione drammatica, veramente drammatica, che sono disposti a rimettersi i figli pur di riuscire a fare una traversata, quindi questo la dice tutta. Il problema è che le cose dovrebbero essere gestite dall'Europa in modo totalmente diverso, cioè l'unico punto dove veramente noi italiani eravamo riusciti a fare una specie di barriera per aiutarli di là, che diciamo è la Libia e all'allora Gheddafi, l'unico interlocutore che si poteva parlare, che può essere il peggiore uomo di questa terra, però almeno avevamo un contatto dove fare un certo tipo di ragionamento. Qualcuno della comunità europea, e sappiamo che è Francia, è andata lì e ha deciso che non era più il regime giusto. Non era più il regime giusto perché i contratti erano fatti con l'Italia e la Libia stava togliendo tutti i contratti alla Francia, diciamocela fino in fondo. Sì, ma infatti ecco, i cittadini sono al corrente. E quindi cosa succede oggigiorno? Oggigiorno succede che non hanno più un fermo lì, dove che invece bisognerebbe non tanto fermarli, però dargli una prospettiva di futuro e di vita in quelle zone là, aiutandoli economicamente, aiutandoli in strutture, eccetera. E invece non hanno più un freno e arrivano qua. Quando arrivano qua, il resto dell'Europa, finché non viene decretato che è un profugo, non li accetta. Per decidere che è un profugo ci vogliono dai 6 mesi all'anno e mezzo, perché le commissioni sono poche e anche se fossero di più, non ormai i numeri, come ha detto il vice sindaco, aumentano e quindi non è che puoi aumentare le commissioni per... E quindi ci troviamo in questa situazione. Noi sindaci, se abbiamo una zona che possiamo dedicarci, che è sotto controllo, la mettiamo disponibile, ma alcuni comuni è difficile trovare, perché già noi siamo in emergenza con la nostra popolazione, abbiamo degli sfratti esecutivi, abbiamo delle famiglie che si lasciano e il genitore, uno dei due genitori, va in difficoltà. No, ma giustamente abbiamo visto anche delle interviste, le persone che adesso hanno subito la tragedia nella zona del Veneziano dicono: beh, adesso appunto devi aiutare me, a me dai un alloggio. Poi l'altro profugo, io sono nella medesima tragedia di questa persona, anzi ho perso addirittura il lavoro, non ho prospettive, non è che scappo per miseria, perché poi queste persone comunque parlano, raccontano, molti dicono io lascio la miseria, non lascio, pochi, veramente sono pochi, lo è vero, ormai sono state intervistate da tante persone, lasciano per miseria, e quindi miseria per miseria, sono nazionale, io sono cittadino, dammi un aiuto, proprio per dare una parità di io ho fatto una provocazione, ho fatto un'ansia l'altro giorno, ho fatto una provocazione, ho detto speriamo che adesso il governo almeno ci dia, come dà ai profughi 33,50 euro, gli dia anche i nostri sfollati, in modo che possano almeno pagare un appartamento, un affitto di un appartamento o una camera di una struttura finché non si ricostruiscono la casa. A Caorle magari.
fanno il cambio. Allora, c'è ben poco da ridere. Purtroppo, situazione quindi irrisolta. Speriamo a settembre di darvi qualche notizia diversa, ma ahinoi, ormai sappiamo che andiamo avanti su questo versante. Per quel che riguarda il lavoro dei sindaci, continua lacrimente cercando di gestire la situazione del territorio. E io vi ringrazio di averci seguito. Ringrazio i nostri ospiti, Lanci, di averci supportato con continui aggiornamenti, notizie e facendovi vivere direttamente quelle che sono anche le difficili decisioni che devono essere prese dalle amministrazioni locali. Quindi degli nostri amministratori. A voi buon proseguimento, noi ci vediamo domani. Grazie.